Salve, care amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan, come sempre, ancora una volta a proporvi dei temi. Giusto mezz'ora fa ho finito di vedere il telegiornale della sera, che più o meno viene ripetendo quello che ha detto la mattina, il pomeriggio. Oggi è successa una cosa grande. Hanno beatificato, santificato, canonizzato a Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, perché hanno lasciato dei segni. Dicono che i miracoli sono eventi ordinari che succedono in tempi straordinari. Però è successo qualche cosa al margine di tutti i festeggiamenti, che anche quello è un segno. Un giovane invalido, che forse è andato per quello a pregare sotto una grande croce enorme, alta, perché era invalido in sedia a rotelle, è rimasto schiacciato quando la croce gli è caduta addosso. Tragico fatto. Però ha dell'incredibile, perché a volte la realtà supera la finzione. Questo giovane viveva nella sua città in via Giovanni XXIII, angolo Giovanni Paolo II. Cioè, uno se lo vuole inventare non ci sarebbe riuscito, no? Manco a farlo apposta. E lui viveva proprio in via Giovanni XXIII, angolo Giovanni Paolo II. Beh, giusto oggi, il giorno della beatificazione, della santificazione, della canonizzazione di Giovanni, Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II, e gli casca la croce addosso. Magari era andato a pregare a loro due, che erano appena stati fatti santi, che lo liberassero dalla sedia a ruote. Ecco, credo che se quella era la sua petizione, sia compiuto il miracolo. Un evento ordinario, che succede, fa irruzione nel mondo in forma straordinaria. È caduta una croce di non so di quante tonnellate. E lo ha liberato per sempre dal peso della sedia a rotelle, donandogli un altro peso, che ha finito per schiacciarlo. Beh, tragico evento. Non so, io di solito sono ateo, ma di fronte a fenomeni di questo genere, anch'io credo che Dio esiste, che Dio esista. Anche se magari c'ho la tendenza poi a essere un po' gnostico, gli gnostici ribaltavano la natura delle cose, come sa Pietro Traversi, e quindi che i miracoli non siano interventi benigni in questo mondo, ma magari un po' sinistri, se no non si potrebbe spiegare questo. Beh, questo è stata una mia breve esternazione. Negli ultimi giorni non ho potuto caricare dei video e mi dispiace, ma appena potrò farlo lo farò. E quindi un saluto. Sto un po' dislessico. Un saluto a tutte e tutti voi. Mi raccomando, continuate ad appoggiare come sempre fate. Vi ringrazio di seguirmi e a presto. Ciao, questa è stata una specie di Breaking Italy. Salute a tutti i miei iscritti ed amici. Laura Pezzino, Mimmo Corcione, Marco Travaglio, Massimiliano Di Venanzio, Pietro Traversi, Elo Viola, Gioe Doe, eccetera. Ciao. E anche a tutti quelli che adesso non mi ricordo, ma io in un video, il canale Santen Chan compie un anno, ho salutato tutti.